combattono la rabbia, quindi complimenti anche a loro, complimenti a tutti quelli che hanno partecipato. I risultati, poi queste sono solo le qualifiche, naturalmente i primi due sono passati, quindi quarto è arrivato, acqua 4, l'abbiamo detto, Venezia, acqua 3, quindi l'acqua 2 era la seconda arrivata, al secondo è arrivato acqua 3 e ora eccoli qua davanti, Genova, un applauso. Ho chiamato già. Allora, se gli altri adesso posate le barche, aspettiamo gli altri. Poi adesso andate, via! Abbandoniamo le acque! Barci pronti! Allora, eccoli qua, siamo partiti! Questi sono troppo forti. No, nessuno fa. Girano a quella boh, arrivano a quella, basta. Voglio dire non così, ma allora sono più. No, ragazzi, guardate là. Allora, va benissimo. Una gara stupenda. Allora, ci siamo quasi. Ci siamo. Allora, assolutamente 3, 2, 1. E 4 più indietro. E primo posto per Acqua 3 ITTL Nautico San Giorgio 2 di Genova, applauso! E così la professoressa ha piazzato entrambi gli equipaggi di Genova in finale, brava professoressa! Ma delle gare facciamo uscire prima i ragazzi durante l'orario scolastico, li raduniamo alla Lega Nostra Navale di Sestri Ponente e lì ci alleniamo. Poi comunque sono tutti ragazzi già che gareggiano, per cui insomma siamo un po' avvantaggiati, diciamo così. E brava Genova! Allora, complimenti a Genova, adesso andiamo avanti. Siamo arrivati alla 16ª edizione e quest'anno per la prima volta siamo molto orgogliosi di avere con noi gli istituti nautici veramente di fuori, della costa toscana e della costa genovese, quindi con Genova, La Spezia e con Savona. E poi abbiamo dall'altra parte con Venezia. Poi ecco, la cosa bella è che ogni anno è con noi l'istituto Caboto di Gaeta. Sono arrivati in ritardo ma ci sono i ragazzi di Amalfi e poi ecco nei senior il nostro orgoglio nei tre porti avere con noi dallo scorso anno Malta, perché proprio da Civitavecchia i Cavalieri di Malta sono stati figure importanti e quindi c'è stato questo gemellaggio sottoscritto lo scorso anno. E poi abbiamo Castiglione della Pescaia tra i senior che viene sempre con noi, quindi ci teniamo a questa presenza. Adesso abbiamo passato la rosa, quando siamo pronti dopo la partenza la scopriamo. 5, 4 dietro! E Talomone! Equipaggi pronti! Attaccata! Pietro! Equipaggi pronti! Via! Equipaggi, pronti, via! Complimenti alle ragazze di Genova, brave e bravo il timoniere. Giustamente 3 su 3, professore. E sul primo gradino del palio le ragazze del ISN San Giorgio di Genova. Tre dietro. Equipaggi, pronti, via! Forza! Allora, acqua 1 Venezia, acqua 2 Civitavecchia 1, acqua 3 Gaeta 2, acqua 4 Gaeta 1, forza, forza! Veloci, dai ragazzi! Dalla questa piccola finale, nella 16ª edizione del Palio Marinaro, torneo interscolastico tra gli istituti nautici. Forza, forza ragazzi! Dai Venezia! Dai Sabrina! Io non vi voglio dire i vostri compagni qua che dicono, Istituto Calamatta, perché comunque siamo riusciti con i maschi a arrivare almeno quinti, quindi comunque il Calamatta c'è. Ieri poi avete vinto tutto, quindi... Sì, è vero. Allora, io devo ringraziare i ragazzi che hanno fatto veramente un lavoro eccezionale, insieme ai docenti, e anche un plauso, lasciatemelo dire, va ai genitori, che hanno sempre supportati in ogni cosa e sono sempre stati veramente loro vicini. Grazie a tutti e all'organizzazione, perché anche loro sono eccezionali. E noi con lei, vicepreside, vogliamo salutare anche la preside che è stata con noi, e poi il professore Casarini, perché lui ormai è il nostro abitué. Fa parte della vostra associazione. Sì, ormai è il Palio Marinaro. Poi abbiamo, allora attenzione, prima di parlare con gli altri ospiti, vi do la classifica che avevamo già vinto, quindi ottavo posto Gaeta 2, Settimo posto per Venezia. Sesto posto per Gaeta 1 e quinto posto per Civitavecchia. Bravo Civitavecchia! Candidata Lazio Roma, insomma i complimenti Sandro te li faccio a te e a tutto quanto all'organizzazione, perché riesci sempre a creare qualcosa di incredibile per la nostra storia sportiva e della tradizione cittadinese. Non mi avete fatto partecipare neanche quest'anno. No, non hai voluto perché sei un po' pigro. Che venga messo all'atti. Io non so. No, ecco qua. No, pure Vincenzo Ricotta. Sai che mi hanno detto, mi hanno dato un messaggio, non parteciperai neanche quest'anno. Ah, vabbè. Perché soltanto siamo rimasti fermi qua a volta, ma non è stata colpa mia. No. Era colpa mia. Comunque complimenti, congratulazioni a tutti. C'è qui anche la donna del Palio che sta prendendo un po' di vento e un po' di freddo. Maria Cristina, insomma, Romina, la voce e tutti quanti, Cristiana Giardini, insomma veramente complimenti e congratulazioni. La manifestazione sportiva che identifica questa città è il Palio Marinaro, quindi quel lavoro che stanno facendo loro va molto oltre il discorso dei giovani e dello sport, che è proprio ricreare un attaccamento alla propria città, alle proprie tradizioni per sentirsela propria. Quindi è da quello poi, da quel sentimento di appartenenza che nasce anche la cura della propria città, e questa è la strada del Palio Marinaro. Bisogna fare anche di più, lo dico in primis a me, poi al di là delle elezioni e tutto quanto, bisogna che tutta la città capisca quanto è fondamentale il Palio Marinaro per questa città, e quindi tutti quanti noi ci dobbiamo adoperare sempre di più affinché cresca e affinché appunto questa cultura arrivi ai giovani, sia per l'aspetto culturale sportivo sia per l'aspetto tradizionale. Abbiamo qua il presidente Calderai, poi voglio sentire la nostra Maria Cristina perché ha da dirci anche un messaggio importante, che lo diciamo bene a tutti perché è un progetto bellissimo della FIDAP, e poi lei è la nostra madrina, quindi oggi le premiazioni tutte Maria Cristina. Allora presidente Calderai, a te la parola. Io sono fuori. La parola. Ma io sono felicissimo di questa giornata, una giornata che purtroppo è un po' imperversa, ci dà un po' fastidio negli allenamenti, anche nei tempi, però gli equipaggi sono ben attrezzati e riescono ad affrontare questa difficoltà. Sì, io mi associo a quello che ha detto Romina in quanto riguarda i giovani, ma anche i senior sono della stessa levatura morale e sportiva. Abbiamo ai nastri di partenza per gli studi nautici dei grandi equipaggi che vengono da Venezia, da Genova, ma no, io devo dire chi c'è, no? Perché così le persone sono contente e sono anche contenti chi li accompagna, capito? Di essere nominati, quindi a Venezia, Genova, La Spezia e Savona, chiaramente oltre che Civitavecchia e Gaeta. Purtroppo non abbiamo Roma Fiumicino, però è che non sappiamo il perché, e sinceramente all'ultimo momento hanno dato la disdetta e non sono venuti. Mi informerò bene, perché una decisione così drastica a 2 giorni da una manifestazione così importante mi trova un po' come dire, contrariato, però vediamo, perché sai, in tutte queste cose noi impegniamo risorse umane e risorse economiche, per cui vorremmo anche rispetto, come rispettiamo tutti quanti quelli che sono presenti oggi. Per i senior abbiamo di nuovo anche quest'anno Malta, abbiamo Amalfi, abbiamo Orbetello, Talamone, abbiamo Castiglione della Pescaia, insomma anche qui il ventaglio, oltre ai Civitavecchia, il ventaglio è molto vasto. Questo è un palio che ha un futuro, è un palio che ha la potenzialità di crescere e dobbiamo farlo crescere. Chi lo sa, forse quest'altro anno Se avremmo ancora altre adesioni potremmo anche suddividere questo palio in due giorni, il sabato magari dedicato alle scuole e la domenica invece ai senior. Grazie a tutti per essere intervenuti e grazie anche della pazienza per avermi ascoltato. Equipaggi pronti, via! E sono partiti! Categoria junior maschile, guardate che testa a testa, fantastici! Forza ragazzi! Piccoli! Allora ragazzi ci siamo! Guardate che testa a testa! Mamma mia, forza! Ancora uno sta mettendo lo sprint finale! Forza, 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 forza! E via! 1, 2, 3, 4, però per sicurezza io mi fermo ad attendere il giudice. La più bella della serie, quindi attenzione! 4 posto, acqua 4, Civitavecchia 2. Terzo posto, acqua 3, Gianova 2. Era pure il derby del derby qua. Attenzione, secondo posto, acqua 2, La Spezia e acqua 1 vince. Voi dovete sapere che ieri quando è arrivata a Genova hanno detto che avevano paura di La Spezia. Oggi per pochissimo vince La Spezia. Venite avanti La Spezia però, siete i secondi. Venite con la forza qua da noi, forza. La Spezia, venite qua, ultima fatica, venite qua. Venite. Ci sono i fotografi che vi devono fare le foto, non è che vi diciamo di far gemellaggio, Allora, queste due barche sono da fotografare, sono le più forti e sono come le due più grandi che si dovevano combattere. Oggi a Civitavecchia ha trionfato Genova. Applausi però anche alla Spezia. Ragazzi, giratevi che noi facciamo le foto. E ce la fate a mettervi un po' vicini? Così mettiamo tutte e due. Primo e secondo posto. Trofeo dei Tre Porti Open. Allora, visto che ci sei tu, adesso assessore un attimo una parola diciamo, hai visto che bella regata, erano tutti ragazzi, tutte le scuole, ne abbiamo avute tantissimi di ragazzi, quindi oggi tu un messaggio da assessore. Un ringraziamento dovuto naturalmente a tutta l'organizzazione, a Sandro Calderai e ai volontari che si spendono veramente in maniera encomiabile e vedere questi ragazzi. E notavamo anche con il consigliere Iacomelli la prestanza fisica, la forma di questi ragazzi invidiabile, che per noi che ormai abbiamo una certa età e il fisico non è più quello dei giovincelli, quindi veramente complimenti a questi ragazzi. Dobbiamo andare avanti e questo palio e queste manifestazioni sono importanti per Civitavecchia e il mare, come sappiamo, è veramente parte integrante di questa città, quindi avanti così, grazie ancora a tutti e complimenti. Allora grazie Bambole della Maestra, il prossimo anno sul podio. Speriamo. Porta comunque i saluti di tutto il palio di Civitavecchia perché siete una bellissima scuola, dei ragazzi uno migliore dell'altro. Equipaggi pronti, via! Naturalmente faranno andata, andate al ritorno, questa è una finale a 4. Quindi abbiamo Acqua 1 Malti, Bruno, Giuliandra, Ingenito Silvia, Carrano Isabella, Francesca Elisa, Landolfi Giulia, Alfano Andrea, capitano comuniere. Acqua 2, Civitavecchia 1, Bruno Stella Maris, Bello Maria Letizia. Cinzia, Camico Michela, Pediscioni Cinzia, Pedino Roberta, Jacopucci Marcello, e poi abbiamo Acqua 3, Castiglione della Pescaia, Villa Santina, Bovenzi Maria Assunta, Loffredo Elisa, Salvadori Sara, Todini Costanza, Viti Alice, Acqua 4, Civitavecchia, Acqua 3, via, Peralta, Acqua 2 sta tornando, Acqua 2 sta tornando. Acqua 3 però ormai ha passeggiato sull'acqua. Acqua 3, Castiglione della Pescaia, pure questa, brave! Ed ora Acqua 2, Civitavecchia 1, attenzione! Però io non dico nulla. Senta, Castiglione della Pescaia, venga un po' qua, ora deve parlare. Sarà dura perché c'è Olbiteno che come l'anno scorso io. È sempre, ormai la Toscana viene e porta via tutto. Equipaggi pronti, via! Gli equipaggi sono partiti, Malta contro Civitavecchia, forza, forza! La Civitavecchia, dai! Direbbe esistenziali, però non sanno di Civitavecchia, la speranza, forza! Non li presi tutti però, Dai, si vede che non sudare, Forza, 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 siamo vecchia! Dai, vecchia, forza! Ora vediamo, quindi. Allora adesso vediamo perché l'ottica nostra è diversa rispetto a loro che hanno il tiro a piombo. Equipaggi pronti, via! Cristina, tanto qui il campo c'è, vieni, che qui questa è lunga. Allora, Maria Cristina, donna del Palio 2024 e presidente della Proloco Civitavecchia, ci dice due parole perché hanno portato avanti vari progetti, tra cui uno proprio con gli studenti, vero Maria Cristina? Sì, un progetto come FIDAP, perché oggi è il penultimo giorno della settimana verde e quindi AIM, che è Ambiente Maritalia, anzi AMI, Ambiente Maritalia, è un'associazione che cerca di tutelare e quindi sensibilizzare soprattutto i giovani all'ambiente. Come FIDAPA nazionale abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con loro proprio perché durante questa settimana tutte le sezioni sono invitate ad organizzare delle iniziative in questo senso. Quindi è stata una giornata molto importante, siamo contenti e ringraziamo l'Istituto Calamatta per aver subito aderito alla nostra iniziativa. È venuto un responsabile appunto di AMI che ci ha spiegato bene che cosa fare e come agire appunto salvaguardando quello che è il nostro patrimonio della terra, insomma, anche se in questo caso si tratta di mare. Certo. Adesso io aspetto il giudice e poi vi dico. E quindi Cristiano? Ma no, l'abbiamo detto, poi siamo in vacanze di casa. Francesco Serpa, assessore al bilancio del Comune di Civitavecchia. Quindi mi sembra insomma, che ci possiamo stare. Allora iniziamo dal terzo classificato della categoria junior femminile che è il Calamatta di Civitavecchia. Buongiorno. Ah, ma con loro così fate le foto. Prego, veloci. Dopo le foto passate da qua che c'è il segmento dei prodotti tipici locali, la pizza di Pasqua, e altro. Ha capito? È stato solo il tuo che mi ha dato problemi. Allora complimenti a Savona alle professoresse avvicinate. Professoresse, prego. Prego, andate avanti, andate avanti. Ok, così gli occhiati vi può fare le foto. Guardate gli occhiati. Prego, e poi passate da Fabiana che vi dà la forza. Prego. La pizza, davvero, la pizza di Pasqua. Poi passate qua da Fabiana. Ok. San Giorgio e Genova. Cazzeggiate, per favore, bravi, bravi.